Salutiamo ragazzi questo bellissimo posto sulla scogliera, rinominato così. Vai, vai! Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Oggi ci siamo svegliati dove ci siamo addormentati ieri praticamente, nella spiaggia di Portumaga. Ieri forse mi sono dimenticato di dirvelo. Avete visto sicuramente poi dopo le riprese con il drone nel video di ieri, sono riuscito a farlo volare al tramonto nonostante il maestrale, nonostante il vento fortissimo, e però diciamo che allora il maestrale ci sta accompagnando già da un 4-5 giorni più o meno abbondanti. È un po' una rottura, nel senso che se appunto sei uno che ti vuole godere il mare e la spiaggia, diciamo che è un po' un problema, però le foto e i video che ti regala con il drone vista dall'alto con le onde sono tanta roba, diciamo, quindi merita da una parte. Ci sta anche quello. Ci sta anche quello, sì. Adesso siamo leggermente di fretta, difatti ci siamo già colazionati, lavati e tutto, siamo già pronti per la partenza, perché oggi ci spostiamo e dobbiamo andare dove? A lavorare in miniera. A lavorare, sì. Ci aspetta un bel tour della miniera vicino a Buggerro, si chiama Miniera Harry, non so se qualcuno di voi c'è mai stato. Abbiamo sentito da alcuni ragazzi, comunque anche del posto, da turisti qua nella zona, che merita, quindi vogliamo andarla a vedere. Sono le 9:41, noi abbiamo prenotato la visita online ieri sera per le 11:30, quindi dovremmo farcela tranquillamente. Il parcheggio dovrebbe essere lì vicino, vabbè, vediamo il tutto quando arriviamo e niente, in viaggio. Lasciamo la zona appunto di Arbus, Costa Verde, prima appunto delle spiagge di Piscinas dove eravamo. Praticamente seguiamo una strada perché ce n'erano due, una mi faceva passare ancora da Piscinas dove siamo passati ieri con i guadi e tutto, però risparmiavamo qualche minuto ma non c'avevo voglia ancora di farlo sterrato. Allora ho scelto l'altra che appunto come state vedendo ci sta portando sui monti, siamo a 200 metri di quota. Le strade sono strette, però per il momento sono comunque agibili, diciamo, guidabili, per poi dopo appunto andare dall'altra parte e ritornare sul mare, anche perché Buggerro comunque è sul mare, però il panorama merita tanto, anche perché sono le strade, non sono le classiche autostrade o superstrade come da noi, ma sono tutte stradine di montagna con tutta la visuale sulla vallata, quindi meritano tanto. Siamo in un paesino che sinceramente non so come si chiama, però lì, come vedete, museo dei minerali e dei diorami, cioè appunto foresteria, museo dei diorami. Penso proprio appunto che la zona si presta a queste cose qua. Tra l'altro ci sono anche due carrettini, quelli lì arrugginiti, delle miniere che usavano una volta. Tra l'altro sempre qua in questo paesello c'è anche un sentiero che porta a Guspini, che praticamente è il paesino che ci passeremo anche noi tramite la strada. Si può continuare a camminare ed è, penso, appunto un percorso nella natura, una mini area giochi per bambini. Poi mi sono soffermato qua, sempre per buttarvi la spazzatura, però c'è un cartellone che appunto indica percorso botanico. Quindi qua si possono trovare tutte queste specie, frutti del corbezzolo, strobili di pino marittimo, pino domestico, mirto in fiore. E qua c'è tutta appunto la zona, noi siamo qua, tutti i vari percorsi, noi arriviamo da qua, da Arbus, praticamente dalla costa, abbiamo fatto tutta questa stradina qua, quella che avete visto prima, per poi arrivare qua. Adesso noi continuiamo di qua e scendiamo giù verso Buggerro. Però molto bella questa zona qua, nell'entroterra, merita alla grande di essere vista. Per chi di voi non lo sa, comunque la Sardegna, vabbè,
è conosciuta al 90% per il proprio mare, per le proprie coste, per le proprie spiagge, ma si presta tantissimo anche per il discorso dei percorsi nell'entroterra, agriturismi, fauna e flora selvatica, quindi c'è, merita tanto anche nell'entroterra, molto selvaggia. Per chi di voi appunto piace il discorso della natura, ci sta, e se ci avete appunto del tempo da dedicarci, dei giorni da dedicarci e vi piace il trekking, top. Andrea, come potete vedere, il paesaggio cambia ogni volta che saliamo su. Chilometri a Bugerro mancano, ragazzi, un quarto d'ora più o meno. Abbiamo fatto praticamente quasi tutta montagna, sali, scendi, siamo passati anche da Arbus. Difatti io pensavo che dopo essere passati dal paesino di Arbus ho detto vabbè, adesso si incomincerà a scendere, invece no, siamo risaliti un'altra volta, siamo arrivati più o meno quasi a 500 metri di altitudine per poi riscendere un attimino. Adesso siamo intorno ai 130-100 metri e appunto ci siamo quasi, siamo un po' al limite con le tempistiche perché l'appuntamento appunto è per le 11:30, qua mi segna 11:17, dicevano che bisogna arrivare almeno un quarto d'ora prima per far vedere i biglietti, così prepararci, ci dovranno dire qualcosa, non lo so, però vabbè, amen, adesso vediamo, parcheggiamo e vediamo che cosa ci dicono. Ragazzi, abbiamo lasciato parcheggiato il van, siamo riusciti a trovare un parcheggio un po' così vicino alle case, dovrebbe essere a posto, però praticamente siamo in straritardo, 11:31, vediamo se ci rimbalzano o meno, anche perché l'altro sarebbe quello dell'una, l'abbiamo apposta prenotato alle 11:30 per poi dopo appunto spostarci e proseguire, però vediamo un attimino. Bisogna salire un pezzettino a piedi, là sotto c'è tutta Bugerro che è questa, tra l'altro per chi di voi non l'ha mai vista è molto caratteristica, anche perché noi siamo arrivati come avete visto praticamente dall'alto, dove sotto vedi tutto il mare e tutto appunto la cittadina, il paesino nella conca, diciamo nell'insenatura, quindi ci sta, vedete tutte appunto le case così. E di là c'è il mare, galleria Henry, si sale su di qua. Beh, con la macchina, se ce l'avete ragazzi, a differenza col camper, forse si riesce ad arrivare praticamente quasi attaccati. Ovviamente eravamo in ritardo, come potevate immaginare, siamo entrati proprio così. Ci hanno dato i caschettini, la cuffia e una torcia, ma tanto si può usare anche quella del cellulare, quindi andiamo, vediamo. Guardate già ragazzi i binari che ci sono, che utilizzavano. Pane molto basso, una lira e 20 mediamente. Con 60 centesimi potevi comprare un chilo di pane con un chilo di latte, 90 centesimi con un chilo di carne. Era come lavorare per 20 euro circa al giorno, con turni di 14 ore. Io non c'ho il caschetto perché la mia testa è troppo piccola, ma sì, è il cappellino dei bambini. Gli hanno dato praticamente il cappellino normale perché questo era troppo grande. Trainino nella miniera. We'll be right back.
Ora, un bel giretto sul trenino. Dopo aver fatto un bel pezzettino dentro nella miniera, spero che siete riusciti a vedere, ho cercato di illuminare il più possibile. Adesso siamo praticamente arrivati qua e guardate che popò di vista che c'è da qua. Mamma mia. Guardate la, tutta la costa, la spiaggia, qua tutta la scogliera per poi arrivare qua. Molto bene, il trenino se ne va e ci lasciano qua. È molto semplice perché la calamina è completamente diversa dal calcare che la circonda. Di conseguenza questa operazione poco specializzata era affidata alle donne. Le donne quando rimanevano incinta dovevano lavorare fino all'ultimo giorno possibile, partorivano, 3-4 giorni dopo erano di nuovo al lavoro. I bambini non avevano nessun posto dove essere lasciati, Bugerro nasce in funzione alla coltivazione mineraria. Di conseguenza non c'è un tessuto sociale a cui affidarli, venivano portati qua, avvolti in un telo, in una coperta, messi in una cesta. L'ingegnere belga stava camminando sopra il pianoro di Panosarco, disboscato anni precedenti, negli anni precedenti dall'azione dei taglialegna toscani e piemontesi, e quindi camminando in questo pianoro è letteralmente inciampato nella calamina, era talmente abbondante che era fiorante nel terreno. Si è reso conto di aver trovato uno dei più grandi giacimenti di calamina d'Europa e torna in Francia a cercare dei soci. Troverà due soci che mettono a disposizione 12 milioni e mezzo di franchi del tempo per l'inizio dell'attività mineraria. Fonda il paese di Panosartu e inizia l'attività di coltivazione. Adesso ragazzi ci spostiamo in galleria, entriamo a piedi, continua la visita guidata. Comunque tutto questo posto qua davvero spettacolare, pieno di storia, una cosa allucinante. Cercherò di montare il video mettendovi le varie slide e sotto anche vari nomi, le varie informazioni, anche perché ovviamente non posso riprendere lui tutto il tempo che spiega, cercherò di prendere le cose un po' più clou, diciamo, e ve le metto qua sotto. Comunque è davvero molto interessante. Stiamo praticamente camminando per più o meno un 200 metri in galleria. Adesso sto cercando di illuminare la GoPro e illuminare anche la strada prima di andare per terra come un sacco come l'ultima volta. Però c'è un fresco della miseria ed è allucinante come davvero una volta scavavano proprio nella roccia in questa maniera qua, anche perché calcolate, come ci stava spiegando anche lui prima, che non è che avevano tutti i macchinari che ci abbiamo noi adesso, cioè scavavano una lunghezza pari a 1,5 metri, 3 metri al giorno, cosa che adesso raggiungiamo i 40-50 metri al giorno, cioè capite che c'era una differenza abissale, che però per allora era comunque tanto. Come potete vedere in alcuni punti c'erano proprio dei tronchi di legno che sorreggevano sia il soffitto che anche le pareti, penso proprio perché erano appunto punti un pochino un po' più deboli e c'era il rischio che crollasse l'intera galleria. Adesso c'è questo piccolo sbocco qua sul mare, andiamo a vederlo. Molto probabilmente che non sia questo pezzettino qua. Cioè vedete, questo qua appunto era tutto quello esterno che poi prosegue dall'altra parte di là. E guardate qua, sempre che vista.
alla prima via che i minatori utilizzavano per andare verso Bugerro a piedi. Non c'era parapetto, il percorso era molto più stretto, era una cengia naturale, le gallerie sono molto più piccole. Se qualcuno cadeva sotto, pazienza, non è che la società andava a recuperare, recuperavano la calammina e l'operaio se moriva veniva sostituito il giorno dopo da un altro, non c'era nessun problema. Quanta personale c'era? Non lo sappiamo, non abbiamo numeri perché non ci sono archivi da consultare, non c'era la tendenza a conservare questi archivi. Abbiamo il dato demografico di Bugerro, 8.000 abitanti a picco massimo. Di questi 8.000 sicuramente almeno 2-3.000 lavoravano in miniera, tutti gli altri lavoravano nel comparto, nell'indotto insomma, perché c'era il posto di Vallestravi, che tracciava le linee elettriche, c'era tutto il lavoro che c'era da fare intorno a un villaggio e a un'azienda grande come quella della città. Adesso stiamo percorrendo la via esterna, ragazzi, che come ha detto appunto la guida, una volta si utilizzava praticamente solo questa stradina qua, ovviamente non c'era il parapetto e se purtroppo qualcuno cadeva di sotto non gli importava nessuno, recuperavano la calamina e via così andare. Guardate l'altezza qua, ragazzi. Guardate tutti i faraglioni, tutta la costa com'è, dall'alto così, ragazzi, davvero è allucinante. Bello, 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 bello. Altra galleria molto alta. Praticamente l'uomo con l'asino passava qui e qui senza niente, di notte, senza niente, il sentierino. Sì, sì, proprio andava giù proprio la scarpata. Sì. E quindi. Sì, beh, ovviamente per fare le visite tutto non poteva essere. Non ci avrebbero autorizzato a farlo. Questa galleria è una delle più antiche, insieme alla miniera di Villa Marina Monteponi, e ha bisogno di manutenzione perché questa è del 1865 e di sera facciamo manutenzione. Sì, sì, importante. Sì, bisogna tenerla e bisogna sempre tenerla. Le altre un po' meno, però bisogna sempre. Ma è quella di San Giovanni, è sempre quella, è la grotta Santa Barbara, sì, anche quella. Sì, sì. Questa è una calamina metamorfizzata, si dice in termine geologico, vuol dire che ha subito un altro processo di. In origine invece la calamina è questa bianca che vedete qui, se venite qui. Questa, qua si vede, vi faccio vedere questo. Eccola qui, questa è la questa calamina, è perfetta, questa sì. È l'idrossido di zinco, la calamina, se voi passate il dito qua è proprio la polvere di zinco. Ti rimane sul dito? Assolutamente sì, questo è un carbonato di calcio, questo è un idrossido di zinco, sono due cose distinte. Pensate, va che roba. Sì, questo è. Guarda, proprio ti lascia sulla polverina. Se fosse la montagna così, apriremo subito una miniera qui. Mamma mia. Cioè praticamente estraevano tutto questo. Ma azioni importanti. Sì, cioè, sì, sì, no, a tonnellate. Di milioni di metri cubi. Mamma mia. Milioni di metri cubi. E sì, no, Berto, perché non è che potevano esportare un sacco di. No, non faceva niente. Soprattutto i francesi, i belgi, che sono popolo di colonizzatori, gli inglesi. Certo. Cioè, come una ricchezza così, ci sono fatti d'oro. Sono troppo belli però questi passaggi qua nel col legno e tutto. Guardate qua che roba, ragazzi. Guarda la vecchia. Spero che si veda dal video però. Carrettina. Eh sì, il vecchio carrettino con i vecchi binari di una volta, la scala di ferro. E guarda tutti i tronchi, sì. E sempre anche lì la calamina, anche lì. Nascevi in miniera, giocavi in miniera, crescevi in miniera e poi morivi in miniera. Certo. Perché intorno agli 8 anni i bambini venivano proprio assunti, proprio c'era l'editto di Re Vittorio Emanuele nel 1895 dove autorizza quindi regolamente il lavoro minorile ed erano equiparati ad un lavoratore normale. E i bambini prendevano 30 centesimi al giorno, le donne 70 e l'uomo prendeva una lira e 10. Pensate. Tenete presente che il pane costava 90 centesimi.
Cioè, poi, con la paga praticamente dell'uomo ci prendevano un pezzo di pane. Esatto, sì, ma c'era un altro discorso che era quello che gli uomini si dovevano comprare loro le attrezzature. Quindi non venivano fornite dalla ditta, da nessuno. La società. No, la società, allora, per la società il valore economico era il cavallo e l'asino. Perché il cavallo e l'asino li dovevi dar da mangiare, certo, ricoverare, e quindi ti costava più di un uomo. Un certo uomo invece se lo doveva pagare lui, tu lo sfruttavi, poi se moriva lo sostituivi con un altro. Quindi questa era la condizione umana del 1865. Poi questi si sono inventati gli spacci aziendali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dentro la concessione mineraria loro battevano la loro moneta. Quindi miniera di Montevecchio, moneta di Montevecchio, che aveva quel valore equiparato alla lira. Certo. Bene, cosa succedeva? Che i lavoratori li costringevano ad andare a comprare gli spacci aziendali, che era dell'azienda. E lì cosa facevano? A parte che ti imbrogliavano perché erano tutti ignoranti e quindi non avevano un riscontro. L'unico giorno di riposo, che era il 27 di ogni mese, avevano un giorno per ritirarsi la paga, tutti gli altri 30 giorni erano lavorativi, e cosa facevano? Andavano nello spaccio, c'era una sorta di libretto dove ti segnavano tutto quello che avevi preso. Immaginatevi un analfabeta che gli dici: guarda, hai preso 100, te ne sì, beh, certo, lo potevi, te ne mancano, lo potevi quello, un po' pocchiare come continua volevi. A segnare, quindi non ne uscivi più. No. Quindi praticamente non vedevano più neanche i soldi. Mamma. Ecco perché poi quello, il pane, i lavori, il sconto l'ora, è certo che poi la gente alla fine scoppia. Beh, certo, certo. E infatti nel 1904 nascono i moti di Bugero. Beh, sì, per lo sciopero che diceva prima, esatto, che c'è stato. Sì, la... sì. Vabbè, ma è ovvio. Mamma mia! Questa roba rossa che vedi qui è esplosivo, è un candelotto, quella roba nera è un candelotto, quella roba arancione è miccia detonante. Mamma! Che roba! Allora signori, qua abbiamo la mina di Preusato, vedete questa fotografia, non si vede benissimo, però è una miniera a cielo aperto, quindi noi eravamo dietro questa parete quando abbiamo, ci siamo fermati a vedere i faraglioni. Questa è Capopecora, noi eravamo proprio qua dietro. Questa macchia ha 5 persone e un carrello, quindi la dimensione è veramente importante. La parte sommitale, che è la più larga, sono equivale a 11 campi da calcio, su per giù, quindi è abbastanza grande. Chi la vede fa quella faccia di signore. Quando porto i visitatori a vederla, rimane un po' scioccato. Cernitrici, che ho parlato di donne, sono bambine, 12-14 anni. Tenete conto che la vita media era dai 38 ai 41 anni, quindi a quell'età eri già adulto. Infatti l'età d'adulto era di 12 anni in su. Poi, bilancelle, utilizzate per il trasporto del minerale semilavorato, quindi separato chimicamente nelle laverie, verso Carloforte. Carloforte è grande bastimento che portava tutto in Francia. Dal porto di Carloforte partivano dalle 50 alle 60 navi al giorno cariche di calamita. Quindi immaginate il flusso di questo minerale da tutto il territorio, non solo da Bugello, quindi da Piscina, più o meno, anche più sotto, fino ad arrivare a oltre Porto Scuso. Va bene? Qualche domanda per concludere? Siete a posto? Perfetto. Allora, vi ringrazio dell'attenzione. Adesso uscendo, appoggiate i caschi nella panchina, rivolti verso l'alto, lampada in biglietteria per riprendere il documento e cuffietta nel cestino. Grazie, buona giornata. Eccoci qua ragazzi. Abbiamo appena terminato il giro turistico in miniera, sì, e bellissimo. Bella, merita tanto. Sì, molto sì, interessante, poi veramente vi fa venire anche voglia di andare a vedere sui libri tutta la storia di Bugerro. Delle miniere, sì, delle estrazioni appunto in questo caso della calamina, ma anche un discorso di geologia, di minerali, di cose che magari prima uno, cioè sì, lo sai, cioè sai che esiste ma non te ne frega niente sostanzialmente, invece facendo proprio, queste cose qua anche sì, proprio la tradizione e l'iniziazione della vita dei lavoratori, perché praticamente è nato da loro lo sciopero, cioè, erano trattati malissimo, erano trattati veramente male, cioè le società comunque sì, cioè le società comunque non gliene importava niente del lavoratore, se non
di quello che produceva o di quanto gli faceva guadagnare. È vero che magari in alcuni casi ancora oggi più o meno siamo su quei livelli, però... vabbè, a parte gli scherzi, non proprio su quei livelli lì. Anche la donna doveva stare a casa, partoriva un giorno, il giorno dopo era già a lavorare praticamente. I bambini venivano portati in miniera, neonati, venivano praticamente messi lì, venivano avvolti. Già introdotti, venivano avvolti comunque, ovviamente per non lasciarli lì per terra, però venivano tenuti lì in modo tale che praticamente i genitori potevano continuare a lavorare senza abbandonare il figlio a casa, perché non è che c'era la tata, la badante, tutto e quant'altro. E poi praticamente crescevano in miniera. Sicuramente vi consigliamo, ragazzi, se passate qua da Bugerro, venite e fate questa visita guidata. Tra l'altro si va tranquillamente sul loro sito internet, noi l'abbiamo prenotato, pensate, ieri per oggi. Ci sono le varie fasce orarie, costa 10 euro l'intero. I cani, ovviamente, gli animali non sono ammessi, perché come avete visto, trenino, a piedi non si possono portare. Bambino, che adesso non mi ricordo il prezzo, ma lo vedete tranquillamente sul loro sito, e vi spiegano tutto in maniera molto dettagliata. Ovviamente durando un'ora e mezza vi spiegano, vi danno un'infarinatura generale. Poi tra l'altro, parlando anche con le due guide, ci hanno detto che loro fanno anche delle visite organizzate, diciamo su appuntamento, su prenotazione, durante l'anno. Se siete un gruppo di 5-10 persone, quello che è, a circuito chiuso, ve le fanno e vi spiegano tutto in maniera più dettagliata, e magari anche parlando più sotto l'aspetto geologico, capito, entrando molto più nei dettagli in maniera tecnica. Tornati al camper, ragazzi, Mac è stato bravissimo, era lì tranquillo, poi vabbè, gli aveva lasciato l'acqua e gli oblò aperti, quindi nessun tipo di problema. Poi oggi appunto è un po' nuvolosa così la giornata, quindi ci è andata bene. Adesso ci spostiamo verso la prossima tappa, che speriamo non sia così, ma la vedo un po' maluccio. È vero che siamo il 21 di agosto, magari in tanti sono già andati via appunto dopo Ferragosto, speriamo, perché andiamo a Cala Domestica. C'è un'area camper lì, anche perché essendo una spiaggia, cioè chiusa così, non si può andare libera così. Quella è quella devi andare. Speriamo non ci sia casino e andiamo. Attimino com'è la spiaggia, per vedere un po' se c'è un po' di gente, se il mare è agitato, se Mac lo possiamo portare. E intanto Andrea mi aspetta là al parcheggio e vediamo un attimino com'è. C'è questa passatoia che Andrea diceva che quando era venuto qua da piccolo non c'era assolutissimamente niente, né parcheggio, né questa passatoia di legno, nel bar, nulla, praticamente per lo stato brado con intorno la montagna praticamente. Allora, la situa è questa, praticamente un casino di ombrelloni, tanti ombrelloni. Il mare lo vedo agitato, quindi nessuno fa il bagno, anche perché c'è bandiera rossa. E niente, adesso guardo se c'è qualche cane, ma direi che è meglio prendere e andare sicuramente in un'altra spiaggia. È bella perché praticamente è una calettina in questa insenatura e cavoli, diciamo che con la sabbia è l'ideale, solo che appunto è strapiena di gente e se il bagno non si può fare, a questo punto direi di lasciare stare e di andare a vedere magari da un'altra parte un pochino meno conosciuta e andare a provare a vedere se lì c'è meno gente e sicuramente magari possiamo stare anche con Mac. E niente, dalla spiaggia è tutto, ci sentiamo poi più tardi, ciao.